Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Magistrati non lavorano per il paese, lavorano contro il paese. La riforma della giustizia è stata l'obiettivo del centrodestra forgiato 30 anni fa a immagine e somiglianza di Silvio Berlusconi, che con i giudici si è scontrato dentro e fuori le aule dei tribunali. Io sono innocente! 30 anni dopo, a guida del governo e del centrodestra, c'è Giorgia Meloni, prima premier donna, esponente di una nuova generazione venuta su dalla vecchia alleanza nazionale, avendo come riferimento morale i due giudici simbolo della giustizia e della lotta alla mafia, ma pur sempre cresciuta politicamente all'ombra del Cavaliere. Ho già citato il tema della riforma della giustizia, che secondo me in questo anno è una priorità. E se proprio il suo governo riuscisse a realizzare, almeno in parte, ciò che il fondatore di Forza Italia ha lasciato incompiuto? È quello che sperano gli eredi politici di Silvio, anche grazie a lui inseriti nei punti chiave dell'esecutivo. Il vice ministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha addirittura confessato di averglielo promesso, che dalla sua postazione avrebbe portato a termine la riforma della giustizia. Una rivoluzione garantista s'avanza all'orizzonte del governo Meloni. Forza Italia, per ora, 15 mesi dal giuramento, da azionista di minoranza del nuovo centrodestra, incassa il primo sì in commissione al Senato al cosiddetto disegno di legge Nordio, dal nome del ministro della giustizia, che non è quello che avrebbe voluto Berlusconi, ma poco importa. Quello che conta sono i risultati. È un tassello di una riforma più ampia. Il DDL Nordio intanto elimina dal codice penale l'articolo sull'abuso d'ufficio, cancella dai verbali i nomi dei non indagati e limita l'uso delle intercettazioni, da sempre nel mirino del ministro, eccezion fatta per quelle che servono a individuare i reati di mafia. Se, come è accaduto fino a ieri, un pubblico ministero sequestrasse un cellulare, sequestra una vita. All'attivo poi Forza Italia può contare la norma per impedire ai giornalisti di riportare stralci testuali dall'ordinanza del GIP, voluta dall'ex azzurro Enrico Costa, ora di Azione. E se il traguardo della separazione delle carriere sembra ancora lontano, gli obiettivi intermedi indicati dal ministro Nordio restano dentro quell'antico solco. Quello che invece deve intervenire è un controllo sui poteri del pubblico ministero, che indaga quando, come e dove vuole, senza rispondere a nessuno, perché la Costituzione gli ha fatto mantenere le guarentigie del giudice.